Wolf e Jacopo Mi. Questo nuovo live su Battlefield 4. Sì, adesso c'è già un simpaticissimo elicottero che ho cercato di ammazzare. Comunque, partiamo dal semplice fatto, e cioè Jacopo Mi, cosa sai di Battlefield? Ragazzi, io vi saluto, sono veramente contento di essere qui con voi. Oggi mi hanno sciurato una bicicletta, è passato un vecchietto, mi ha rubato la bicicletta, poi vi racconto tutti i dettagli. Sono felicissimo che sto riuscendo a rispondere alle vostre domande. Siamo veramente felici che finalmente ci hanno comprato il corpo HDPVR. Ragazzi, siamo in HD finalmente. Ragazzi, in HD, però l'audio è una merda lo stesso, perché il nostro tecnico deve ancora comprare i componenti necessari. Cioè uno sdoppiatore in più, perché purtroppo o sdoppiamo le cuffie o sdoppiamo i microfoni, e come al solito Wolf ha scelto di sdoppiare le cuffie. E quindi siamo qui con un microfono solo, distante metri e metri e metri. Comunque, partiamo da un altro semplice fatto, e cioè adesso vi chiederete: quando usciranno tutti questi libri di Battlefield 4 e usciranno anche dopo la chiusura della beta? Perché io sono giustamente fumato. Bella, ci compriamo la beta, ma che comprarla? Noi la cracchiamo! No, guarda che la beta è gratis, è un demo. Ecco la sua. Sì, ma scusa, ma dopo un po' finisce. Sì, poi registrando prima. Loro ci possono chiedere di dare. Che intelligentoni! Ci possono chiedere di dare le registrazioni, o no? Allora ragazzi, adesso tutti i dettagli mentre Wolf gioca per voi. Che alcuni miei amici, intanto ve lo dico subito, hanno detto che Wolf gioca da schifo vedendo i video che abbiamo caricato. Beh, io non posso che essere d'accordo. Volevo dire. Praticamente, ma non giocato nessuno fatto. Mi dispiace, neanche i miei amici hanno mai giocato, però il loro commento è sacco. Perché loro sono il pubblico! Cazzo, aglio, mi sono fatto male! Ragazzi, non tiratevi mai gli schiaffi mentre registrate, perché vi fate male. Bene, comunque, da qualche parte qua sono sicuro che ci sia un carro. E io il carro, soprattutto visto che sono un medico, non posso usarlo. Ma quale carro? Noi vogliamo un camper! Così ci spostiamo dappertutto col camper, ragazzi! Sì, ma io non ho incontrato un bici da ammassare! Ma per dire! La ancora uno! Allora, intanto tutti i dettagli sul furto della bicicletta di stamattina. Ma nessuno con il furto? No, ve lo devo raccontare perché è stata una meraviglia. Io praticamente sto andando in autostrada in bicicletta per venire a casa di Wolf a registrare il video. Perché giustamente tu vai da autostrada. Ecco, esatto, esatto. Guardalo lì. Cosa c'è di strano? La patente per guidare la bicicletta. Mamma mia, ragazzi, avete visto che qua si porta a ammassare i tizi con le pistole? Sì, vabbè, e anche loro possono farlo, direi. Vabbè, la 70, questo qua mi va. Poi tu sei il medico, cazzo. Sul mio consiglio, attenzione, l'ho consigliato io al medico. Sentite, ragazzi, a questo punto direi di giocare la mente. No. Allora, stavo dicendo, io sto andando praticamente in autostrada in bicicletta con la patente e tutto quanto, perché io ho la patente per guidare la bicicletta. Esatto, l'ho trovata dentro il portafoglio di mio padre quando era ancora bravo. C'era scritto patente facsimile, boh, sarà un nuovo modello, sai, c'è la A, c'è la B e c'è il facsimile. Sì, ma, allora, questo qua, no, ma io vorrei sapere perché qua c'è quello che dovrebbe essere, secondo me, è molto un bug, che per il gioco, cioè non ci sono i cosini rossi, cioè non ci sono i cosini blu sul guardaluci. Quindi tu non sai se amico, nemico. Basta sparare, se muore vuol dire che è nemico. No, oppure ti sparo. Ma no. Comunque, ma no, tanto il fuoco amico non vale. Allora, praticamente stavo andando, fino a un certo punto, anche se ero in ritardo di 20 minuti, cosa vuol che sia, mi sono fermato praticamente al bar, ho parcheggiato la bici in mezzo all'autostrada. Allora, è abbastanza interessante, vedete, potete spuntare. Aspettate, c'è qualcuno, o forse no. Sì, c'è qualcuno! Dietro di te! Non fatti venire accidentissimi colpi. Più forte, se no non ti sentono. Parla di sonno! È suonato l'allarme, cos'hai rubato? Ma che l'antitaccheggio, Se hai rubato qualcosa riportalo dentro. Allora. Praticamente ho parcheggiato la bici in mezzo autostrada per andare nel bar che è in mezzo autostrada, perché in mezzo autostrada ci sono i bar, no?
praticamente l'ho parcheggiata dimenticando di mettere la catena, tanto chi va che me la rubi. A un certo punto praticamente stavo sorseggiando il mio caffè al liquore, perché io prendo sempre il caffè al liquore, infatti gli effetti si vedono, e praticamente da dentro vedo che c'è un vecchiatto fuori che sta guardando la bici con treno sospetto. Non so se voi avete presenti quei vecchietti che praticamente quando li vedi alla finestra ti fanno degli strani versi, poi ogni tanto si grattano il mento, pensano, quei vecchietti malati di mente, che non capisco niente, che quando parli, che quando parlano non capisci niente, che parlano tutto in dialetto, sì che le, come al ghe, che tu non capisci niente. E praticamente l'ho visto che si avvicinava alla bici, a un certo punto è saltato sulla bici, mi ha inculato la bici, no? Sì, perché adesso ci sono i vecchietti qui a Vigevano che inculano la bici. Scusate, bip. Allora, adesso che abbiamo corretto questo piccolo errore tecnico, continuiamo. No, perché? Tanto poi durante il montaggio togliamo il nome della città. Come esattamente il mio cognome che tutti quanti sappiamo. Grazie a Stefan Kaus. Che purtroppo oggi non è potuto venire. Se volete poi per vendicarmi vi spiego che il suo cognome è Bip. Allora, questo qui non deve essere un video Bip, se no come l'altra volta poi Stefan Kaus si incazza perché dice che il canale è il suo e che il video lo prendiamo per il culo. E infatti è così, però non glielo dite. Sì, però per adesso siamo noi lì che sta facendo un video, avete visto un tuo video. Non prenderlo per il culo, che poi si incazza! No, sto dicendo la verità, bisogna sempre dire la verità. Come diceva il nostro professore, quando qualcuno dice una bugia denuncialo per diffamazione. Allora. Sì, naturalmente tutti i nostri professori non erano. Sì, ce n'era uno che si faceva di canne a scuola. Comunque, giusto per intanto. Allora, sto dicendo, allora ho visto sto qua che inculava la bici. C'era un altro vecchietto che passava di fianco a me con la motoretta, uno di quei vecchietti che ha la motoretta e la tiene sempre in prima al minimo. Tu te lo becchi in mezzo alla strada che passeggia, che ti taglia la strada con la motoretta, in prima si fa tutta la strada da Pavia a Milano in prima, in autostrada, tu te lo becchi così, no? Cioè, poi magari non lo fa neanche. Sì, che non sa neanche dov'è che sta andando, lui va con la motoretta, ogni tanto magari stacca il motore e va a pedali. Giustamente. Perché tanto tu in autostrada puoi andarci con la motoretta, quindi nessun di più. Ma è la circonvallazione. Ah, vabbè, io la chiamo autostrada, ragazzi, qualcuno la chiama circonvallazione interna, però vabbè, è la stessa cosa. Sì, ragazzi, allora, però se continuano a trovare nessuno direi di tagliare il video perché non si può giocarci, vabbè. Allora ragazzi, dal momento che quel che dico io è molto importante, tagliamo il video ma l'audio lo lasciamo, quindi per i 10 minuti precedenti voi vedrete una bella schermatina nera. Come da me voi siamo 10 minuti. Aspetta, siamo a 8.04. Da quando abbiamo tanto il display grande col vecchio videoregistratore enorme negli anni 80, è più difficile vedere sul computer qual è la data, qual è l'ora di registrazione. Vabbè. Stavo dicendo, allora ho visto sto vecchiato qua in motoretto e ho pensato a GTA. Oh, mi hanno rubato la moto, la sostituisco, mi hanno rubato la bici, la sostituisco con quella, il vecchietto. Allora, come in GTA ho preso il vecchietto, ho tirato giù dalla moto. Ragazzi, mi sa che... Ah, cavoli. Perché ragazzi, non sa che sta andando giù il... Sapete la scena lì, super pubblicizzata, che si vede che va giù il... Mamma mia, tutto sta dicendo che va giù il... Tu la conosci? Sì. Quella dove va giù l'edificio. Ah, sta dicendo bello! Adesso peccato non sono riuscito a vederla. Comunque, quando succede, sperate non sta in combattimento perché non riuscite più a mirare, perché giustamente un terremoto sta risultando l'edificio. Allora, praticamente sto dicendo, ho tirato giù un vecchietto alla modalità di GTA 4, ho tirato giù un vecchietto dalla motoretta, e allora ho iniziato, naturalmente la motoretta si è spenta nel frattempo perché non c'era più il vecchietto che dava gas. Allora, mentre il vecchietto si rialzava da dietro, io ho pensato, vabbè, c'è la motoretta che farà i 250.000 all'ora, e vado sparato, in grano la quinta, me ne vado e buonanotte, il vecchietto rimane senza moto. E basta, allora praticamente ho pensato bella, allora riaccendo la moto, non è quelle vecchie che si accendono il pedale che shvum, shvum, ho pigiato il pedale 500 volte prima che si accendesse, il vecchio aveva sbagliato la miscela, aveva messo l'olio al posto della benzina, due tipi di olio diversi, olio di lino e olio di ricino, che bruciano meglio lo stesso, solo che hanno degli effetti collaterali, il motorino scorreggiava praticamente, no?
Allora, accendo, c'è il motorino che dice... C'è il petabyte. È vero, scusate ragazzi, il petabyte, secondo voi come, da dov'è che può venire? Appunto, c'è qualcuno che scorreggia il petabyte qui, eh? No! Allora, per... scusatemi, è Jacopo Milester con il computer. Ragazzi, io sono un tecnico informatico di dubbia fama. Allora, molto dubbia fama. Allora ragazzi, praticamente io accendo la motoretta, ingrano la quinta, do pressione gas, tenendo premuta la frizione per fare l'effetto figone. C'è la motoretta che fa... praticamente che c'era la motoretta che dice, ah cazzo, era da 50 anni che non mi accendevano più così con quel vecchietto del cazzo che faceva tutto l'una d'ora. E dopodiché finalmente lascio andare la frizione sperando che parta a 500 all'ora, invece... E scopri che praticamente non è il vecchietto che non dà gas alla motoretta, è proprio la motoretta che è scassata. Allora tu dici, vabbè, il vecchietto si è rialzato, ma io sono in motoretta, scapperò più veloce di lui, no? E invece no, ho scoperto che il vecchietto passeggiando tranquillamente, pur avendo i suoi 90 anni, riusciva a starmi dietro con la motoretta. Io in quinta con la motoretta al massimo, e lui mi stava dietro passeggiando tranquillamente, no? Alla fine quando si è stufato... Alla modalità di Mr. Bean, poi se riusciamo a trovare il pezzo del film in cui si vede sta scena qua, ve lo mettiamo al fondo alla fine. Sì, vabbè, sì, ma non ho voglia di fare come quello di Bad Company 2 che si è stati 40 anni a fare. No, soltanto questo oltre i bip di montaggio. E qualche effettino speciale. Immagine due effetti. Vabbè, questo qua, ragazzi. Ma perché? Vabbè, comunque stavo dicendo, ragazzi. Questo qua. Non sappiamo quando lo vedremo, se perché se veramente Jacopo mi vuole fare quello che ha proposto di fare, non ce la caveremo più. Tipo, cos'è che ho proposto? Di fare tutti gli effetti speciali. Ah no, state tranquilli, due effettini. Ma l'abbiamo già caricato l'altro video? L'ho già caricato. Sì ragazzi, vi è piaciuto il video scorso con tutti gli effetti super speciali? Lo dedico interamente a voi, a una ragazza che si chiama Bip e a mia migliore amica che si chiama Bip anche lei. Sono sorelle, no? Hanno lo stesso cognome. Vabbè. E in più lo dedico a tutti i miei professori, a Gabriele Romanato, colgo l'occasione per salutarti Gabriele se vedrai sto video. Come, non sai chi è Gabriele Romanato? Ragazzi, per chi non lo sapesse, sono grandi per Gabriele Romanato, che è veramente un grande, che mi ha aiutato a creare un sito internet, cioè diciamo che è da circa 5-6 mesi che gli ho chiesto di farmi uno script e lui sta dicendo che non ha avuto neanche tempo andando a barbiere in 6 mesi, però vabbè. Sì, vabbè, io parlo, guardate. Lo salutiamo fare. Ragazzi, al più grande webmaster che io conosca. Viva Gabriele Romanato! Ma quanti webmaster conosci? Uno. Siamo a posto, comunque ragazzi, sono morto un po' di volte per colpa dello... E poi vedi che Gabriele ci denuncia per diffamazione. Ma va, non sa neanche che esiste sto... Ah no, è vero, gli ho dato il link del nostro canale l'ultima volta. Sì. Vabbè ragazzi, se... Gabri, se sei in ascolto, se ci stai guardando in questo momento, cioè nel momento in cui ci stai guardando praticamente, non so se avete... come avete capito, questo video qua è fatto un po' a caso, come tutti i nostri video. Sì, vabbè, noi siamo un po'... Oh, ma le munizioni, che cazzo? Per il balzo. Yeah. Ah, avete... ma perché? Mr. Falcaos anche questa volta, come avrete notato, non c'è. Perché ragazzi, stavolta non è successo il balcone, non è successo il creeper, è stato un pigman, uno zombie pigman. Tutti voi sapete esattamente cos'è. Questi qui sono un terribile flagello, perché di loro non fanno niente, solo che come inizi a provocarne uno ti trovi 500 zombie pigman tutto attorno che iniziano ad attaccarti. Quindi ragazzi, state attenti soprattutto al portale del Nether. Come avrete capito, fra un po' inizia la saga interamente dedicata a Minecraft con la favolosa versione 1.6.4 che abbiamo scaricato illegalmente sul computer di Wolf. Che a proposito non funziona perché Jacopo mi si è divertito. No, mi sono divertito a giocare con le impostazioni, praticamente ho messo il mio nome, adesso Wolf che è incapace non riesce più a scrivere e a giocare con il username. Devo imparare. Ragazzi, facciamo un pochino di pubblicità a un server. Giocate assolutamente al server mc.whengamersfail.com. Sì, vabbè. Comunque, che era anche uno, forse uno degli altri canali YouTube.
Sono nato a Canale YouTube, mi sa. Allora, questo qui si scrive ts.wen con la h gamers file tutto attaccato. Ragazzi, stiamo prendendo punto, aspettate che non mi ricordo più, che lo sto cercando in internet, mi pare .it, però vediamo, perché mi ricordo che ero degli amici di Stefano Castro, un per dire. L'amministratore è Lion ed è un bastardo. Allora, praticamente voi chiedete un qualsiasi aiuto e lui vi schiaffa in prigione per 32 ore perché dice che disturbate. Ma non importa. Sono dettagli tecnici. Ecco, se volete giocarci per favore state attenti perché c'è gente che usa i trucchi e gli amministratori lo sanno ma sono stronzi e fanno finta di niente. Vabbè, comunque abbiamo... Lion, sei un bastardo. Volevo dire. Adesso direi che possiamo benissimo anche fare un'altra partita, diciamo di sì, senza problemi. Comunque, altra cosa che dobbiamo dire ad altro, non lo so. Ma io dico di no, niente. Ma perché, vuoi finire qui o continuare con continuiamo. Continuiamo allora con un'altra partita, ragazzi. Si fa, sarà metà partita, ma fa il tempo. Allora, adesso... Ma perché io all'inizio non ho trovato nessuno, cioè non sapevo veramente dove che siano infilati. Adesso ragazzi se ri... scusa adesso ti spiego. Wolf, il volantino che ci hanno dato a scuola sulla legalità, ce l'hai ancora? Quello in cui dentro c'è scritto cos'è lo stalker, ma che se lo ricorda? Cyberbullismo. Allora ragazzi, a scuola ci hanno dato un volantino in cui spiegano cos'è lo stalker, cos'è il bullismo, cos'è il cyberbullismo. Tu apri sto volantino e c'è scritto cos'è lo stalker e tu, come hai finito di leggerlo, dici cazzo, sono uno stalker. Perché ti senti sempre chiamato in causa. Cioè, vediamo se riesco a vedere se magari l'ha preso da Wikipedia, Ah no, è vero. Perché tu lo leggi e dici cazzo, mi sento stalker. Ma proprio, comunque, sapete che è uscito GTA V, studio aperto, ha parlato malissimo. Però attenzione, se voi guardate, su Italia 1 c'è pubblicità di GTA V. Fanno programmi sui videogiochi. Poi non venitemi a dire che il Grande Fratello è un programma educativo. Se no, Tamarade, tutte quelle cavolate, Isola dei Famosi, ma no, è veramente famosa. No. Ecco, il persecutore stalker può essere un estraneo, ma più delle volte un conoscente, un collega, un ex compagno o ex compagna, che agisce spinto dal desiderio di recuperare il precedente rapporto, o per vendicarsi qualche tratto subito. Già qui, poi dopo lì che vedi che il 70% delle... Che bello, come ecco. Il 55 bla bla bla, vediamo. Comunque, ragazzi, tutte le vittime di stalker, il 70% delle vittime di stalker sono persone femminili. Guardate chissà il perché, il resto 30% sono stalker. Comunque, adesso sono passato al Recon con la K5C, che è quello che gli chiamerò sempre la CR e la Russo. Lasciamo stare. Comunista, la CR comunista. No, perché pensavo fosse un'altra cosa. Comunque, qua vabbè, la mia tipica P226, la scorsa partita aveva una M9, chissà perché. Io faccio le cose. Ecco, il termine stalker include inoltre l'invio di lettere, biglietti, posta elettronica, SMS, oggetti non richiesti. Più difficile, bla bla bla, bla. Scusa, più difficile attribuzione reato di stalking a messaggi indesiderati tipo affettuoso. Cioè, praticamente, se voi spedite un messaggio d'amore a una ragazza che vi piace, siete degli stalker di merda. Cioè, questa qui è la legge di Wikipedia, signori, Sì, vabbè. Quante volte vi sarete sentiti stalker? Perché, scusate, tante volte. Io ho spedito tanti di quegli oggetti che non erano stati richiesti, tanti messaggi, ma eccetera, scusate, tante persone... ma un po' come la storia, cioè, regali. Non è che vuol dire dai fammi un regalo. Appunto, vabbè. Sei uno stalker. Cioè, il regalo è uno, sei uno stalker, ragazzi. Questa qui è tutta educazione e la legalità solo per voi da Jacopo Mia, attenzione. E quindi Jacopo Mia è il primo che non rispetta queste leggi. Oh, ma quando è che montiamo il video di com'è che si chiama? Di Emilio Fede? Dobbiamo montarlo oggi, se riusciamo ve lo postiamo a breve, cioè oggi. Vabbè, adesso oggi, giusto per informazione, il 10 ottobre. Dovremmo caricarlo oggi o domani, ecco. Come avete capito, noi stiamo facendo il video, cioè comunque. Sì, ecco, praticamente noi questo video qui che facciamo oggi 10 ottobre, magari lo carichiamo fra una settimana, anche due. Anche un mese. Ma anche due mesi. Facciamo tre. Facciamo quattro, allora. Poi questo qua lo caricheremo quando avrò preso. Mamma mia.
Allora, questo qua lo caricheremo quando ho già preso Battlefield 4, la versione completa. Ragazzi, voi non sapete quello che ho fatto. Allora. Questo qua, ragazzi, è uno stalker. Poi vi mettiamo l'immagine di quello che ho trovato in internet. Questo qua è uno stalker. Voi vi immaginate un ragazzo o una ragazza che vi perseguita? E voi vi immaginate questo qua? No, perché è un videogioco. Mi sembra un... Ah no, me lo ricordo perché l'avevo visto. È una sfera da metà qua, uno sparatutto, un gioco di ruolo. Ambientato, sì, vabbè, ma lasciato, lasciamo stare. Mi sembra che sia ambientato a Chernobyl. Ecco, questo qui, signori, è uno stalker. Ma che bello che è. Scusate, avete mai sentito parlare di stalker, cavolo di ghiaccio? Io no. Vabbè, ragazzi. Ma cosa sai di videogiochi? Oh, io gioco Warcraft 2. Mamma mia, che... È uno dei giochi che ha fatto la storia dei videogiochi, ragazzi, se qualcuno di voi lo conosce ci gioca ancora, è una roba meravigliosa. Sì, vabbè, ma qua mi stanno facendo qualcosa. Se volete craccarlo, trovate la guida su come scaricarlo craccato su Wikipedia in lingua inglese. Non so chi è che ce l'ha messa, ma è un grande. Cioè, poi su Wikipedia. Allora, va bene che... no, perché quel gioco lì è così vecchio. A me piace, sì, è così vecchio che probabilmente è legale craccarlo, comunque vabbè. Su Windows 8 siete obbligati a usare DOSBox per emularlo, però per il resto funziona perché essendo progettato per DOS, Windows 95 va. Allora, il titolo originale è Warcraft 2 Tides of Darkness, ci sono anche uscite versioni più recenti, tipo 3, la 4 addirittura. A me piace di più la 2 perché è una via di mezzo, anche perché la 3 e la 4 non sono riuscito a craccarle, quindi... No, non è che non sono riuscito, non le ho trovate perché ormai sto giocando alla 2, la 2 mi durerà per anni, quindi fino a quando l'ho finito. Tanto sappiamo più. Ecco ragazzi, se voi trovate magari scaricate da internet il CD originale, lo trovate, l'unica cosa da fare per craccarlo è copiare il contenuto del CD in una qualsiasi cartella, poi troverete un file dentro il CD che si chiama, aspettate che vado a dare un'occhiata. Cioè, adesso questo qua secondo me ce l'ho più, non perché dico che stiamo suggerendo cose per no, cercare. Assolutamente no. No. Allora, ci troverete un file che si chiama war2.ini. Voi lo aprite con un block notice qualsiasi, ci sarà una riga che si chiama cdpath. Uguale, poi c'è un ci sono gli altri caratteri tipo delle slash, ok, voi cancellate tutto e mettete un punto, dopodiché avviate il gioco e vi dice che c'è dentro il CD. Quindi era un gioco craccato. È geniale. Era degli anni 90, quindi potete immaginare che per quei tempi era già una protezione assoluta, eh. Per quei tempi lì nessuno riusciva a craccare sto gioco. Perché secondo me perché comunque anche nessuno se lo è portato a craccare. No, ti dico, guarda, ti dico su Wikipedia cos'è che c'è scritto. È un videogioco. È un videogioco di tipo RTS per PC e Mac, seguito di Warcraft Talk and Humans. No, caldo, l'ho fatto fuori. È stato pubblicato in novembre 1995 dalla Blizzard Entertainment, che tuttora è, cavolo, la Blizzard. È Activision Blizzard. È appunto. Activision Ladra, vabbè. Appunto, è famosissimo. Non importa se è perché hanno rubato, se perché sono finiti sul giornale per le truffe, non importa. Se hanno prodotto, se hanno prodotto Call of Duty. Appunto. Ecco, e se sono finiti sul telegiornale perché Emilio Fede diceva che i loro giochi erano educativi. Vabbè, Emilio Fede, ecco. Salutiamo, purtroppo è stato licenziato. Poveretto, da un po' di tempo, eh. Già. Comunque, adesso qua sono abbastanza in difficoltà, visto che c'è un tavolo e ho finito il quarto, quindi non so cosa cosa fare. Il gioco si svolge in un universo fantasy di Warcraft nel continente Regno Orientale, rappresentati a scenari tipo erboso e nevato arido. Vabbè ragazzi, l'espansione, qua, c'è anche l'espansione, guarda. Me la devo scaricare. Comunque stavo dicendo, adesso qua io mi sto andando visto che ho finito il C4 e non mi vado a per questo più caro. Siamo veramente messi male qua. E quindi fine continuiamo. Cosa c'è? Tu non guardare. Concentrati a giocare, che se poi vedi ste facce qua che ci sono qua ti spaventi, mio Dio. Ma fanno ridere. Mio Dio, mamma mia, è uno spavento sta cosa qua. È uno scandalo. Uno scandalo. Allora ragazzi, voi non fate caso al fatto che noi stiamo guardando ste immagini, che tra l'altro sono anche... Sì, ma guarda... Ma sto qua non sembra il nostro compagno di scuola che fa... Miauoi. Sì, ma guarda cosa proprio stiamo registrando. Stiamo registrando, un attimo che riapro Camtasia, da 24:45, dai, ancora un po' ci fermiamo, sennò poi non lo carichiamo più. Vabbè, con
la mia grandissima connessione. Su, questo qua era il video fede da giovane. Ragazzi. Ah no, è Nicky Vendola, scusate. Perché? Era Nicky Vendola, il titolo della pagina è Emilio Fede contro Nicky Vendola, Pendoli contro Rincoglioniti. Ah beh. Non si vede, chissà se Nicky Pendola. Nicky Pendola è un pendolo o un rincoglionito. Ma che? Perché se Nicky Vendola è un pendolo, Emilio Fede è rincoglionito, Ma che sta pagina qua è geniale, va che roba. Il titolo, il sito è vivendolapuglia.blogspot.it, quindi. Ma secondo me. E ci sono anche delle foto. Su questo sito qua ci sono anche delle foto interessanti. Ma cosa? Chissà chi è sta qua. Quello lì è Facebook, non per. No, è che praticamente, guarda, ci sono ste foto qua, ma tu ci clicchi sopra. Chi è? Aspetta, chi è sta qua? Federica di. Ma che cavolo è? Ma cosa c'entra? Ma lo so, c'è la sua foto su vivendolapuglia.blogspot.it. Forse è pugliese. No, forse è quella che ha fatto il sito. Ma che cazzo? Oh, no, volevo dire. Ma anche il cazzo? No, vabbè, adesso sì, vabbè, provate il classico stamp. Perché giustamente senza stamp cosa vuoi fare? Che vita è senza stamp? Guarda che vecchia. Chi? No, è una foto che c'è su Facebook che non è. Sì, vabbè, qua è un po' vecchia. Effettivamente nella foto che c'era prima era un po' più giovane, ci avrà avuto 40 anni in meno. Cioè, aveva 0 anni. Era nata. Ma che roba? Ma che cazzo. Allora, ma che foto? Ma che foto? Ma che foto? Guarda, copio URL immagine, incolla. Ma che roba? E tu mi dici che. No, fa schifo uguale. Allora, niente, ragazzi. Sì, vabbè, qua lo sto cercando. Cosa? Aspettate. Ospite il programma radiofonico a Zanzara di direttore TG4, e immaginiamo pure chi. Ma Emilio Fede. No, Emilio Fede, quello vecchio. Ah, quanto vecchio. Direttore è tanto. Si esprime così sul presidente Regione Puglia. Vendola è un poveretto. E ancora va capito davanti e di dietro, perché uno non è che davanti dice una cosa e poi dietro ne fa un'altra. C'è un italiano sto qua. Lui la fa davanti e di dietro per poi proseguire. Sì, se vado in cella speriamo che mi venga a trovare. Infatti no, è immediata risposta di Vendola: io sono un gay ma non sono un porco, non si sa. Fede o rincoglionito, vabbè, questo. No, comunque quanto tempo stiamo avvistando? Io direi di chiuderla qua per ormai. Allora, questo. Ma che roba, la foto di Emilio Fede. Guarda la foto di Emilio Fede da vecchio, la foto di Emilio Fede da. Cioè da attuale, qualche roba, qualche bello. Jacopo, bello. Guarda però quanto tempo stiamo registrando. Sono 28 minuti e 6. Ok, allora, la prima volta che muoio oppure vediamo, chiudiamo tutto. Ok. Ma che bella che è sta foto. Ragazzi, adesso vi mettiamo la foto originale. Di Emilio Fede, vabbè, attuale, ecco, perché da vecchio. No, però è una carica tua. No, è originale. Salve immagine con nome, Emilio Fede attuale. Emilio. Emilio. Fede. Da qualche parte il nome di Emilio ce l'ha Jacopo? Sì, ce l'ho in. Praticamente io ce l'ho in cantina. Ma signori gli amici, se andate a vedere la confezione originale su cui c'è scritto Emilio Fede, abbiamo tolto una G, ci abbiamo scritto Fede e il robot Emilio è diventato Emilio Fede. Sì. Ma perché non usi le granate? Sono libere. Sì, ma non è che sei costretto. Usale, fanno tanto da camper. Ma io sono più rascio, cioè io lascio anche su, come potete vedere, lascio da tutte le parti. Questo è un camper! Questo è uno stramaledetto camper. La mia famiglia ce l'ha un camper. Praticamente è meglio la roulotte, perché la roulotte la devi collegare all'auto e invece il camper va da solo, è fighissimo, Guarda che il camper che sta dicendo lì è un'altra cosa. Vabbè, non importa. No, dietro. Vabbè, ragazzi, direi a questo punto di chiudere qua. Allora, saluti da. Quindi bella a tutti da Wolf e da Jacopo Mi. Alla prossima.